Siamo ad Agropoli presso il Raggio Verde per la giornata del mare organizzata dall'Unitalsi sezione di Agropoli. Tanti gruppi unitalsiani provenienti da tutta la regione Campania che hanno trascorso una giornata importante in compagnia dello splendido mare della città di Agropoli e delle persone che hanno fatto sì che tutto questo potesse essere realizzato. Siamo con la presidente della sezione Agropoli Unitalsi per la festa del mare, insomma, che si tiene ogni anno per celebrare l'estate. Ecco, si fa anche in compagnia di persone molto speciali che oggi, insomma, stanno trascorrendo una giornata diversa rispetto alle altre. Allora, come procede innanzitutto? Procede veramente alla grande, anche perché siamo abbastanza numerosi, perché abbiamo avuto anche la presenza di altre sottosezioni. Infatti oggi è presente con noi la sottosezione di Capaccio, la sottosezione di Torre del Greco e quella della Fregrea. E quindi ancora per me è ancora di più un valore aggiunto, perché l'Unitalsi è una grande famiglia distesa su tutto il territorio nazionale e soprattutto su tutta la campagna, quindi la loro presenza qua ci dà ancora più forza. Abbiamo anche la presenza degli scout che ci stanno aiutando tantissimo e quindi insomma anche questo è un motivo di vanto, ma soprattutto quello che io mi sento di dire che dopo 2 anni di pandemia e che non potevamo più fare tutto questo, oggi è il momento in cui possiamo dire ricominciamo. Ricominciamo il nostro cammino, quello che comincia nei territori, ma poi si deve concludere comunque a Lourdes, comunque nei santuari e comunque da quello che è il nostro faro, la Madonna. E ringrazio anche tutti quelli che permettono tutto questo, offrendoci insomma il loro supporto, il loro aiuto per rendere possibile questa giornata. Il Raggio Verde che ci ha ospitato con tanta generosità speriamo insomma di arrivare alla fine della giornata e che tutti siano veramente contenti. Io mi auguro semplicemente una cosa, che alcune delle persone oggi presenti qua raramente possono sperimentare un giorno al mare e quindi poterlo permettere, grazie al supporto dei volontari, al supporto di tutte le persone che fanno in modo che questo possa avvenire, per loro si realizza un desiderio. Presidente, anche quest'anno non è mancato il sostegno di tanti cittadini, non solo di Agropoli, ma anche del Cilento, per questa importante manifestazione. Ringrazio la famiglia Milito, il pastificio Rogiallo, la ditta Zarotti, l'Orto dei Desideri di Migliaro, l'Arca di Noè, il pastificio Mille Briciole, Malandrino Olio, e ringrazio anche Adriana per il servizio floreale, Paolino per le mozzarelle, i fratelli Fabrocino, sia Antonio che Michele per l'acqua e insomma i gelati, ma soprattutto ringraziamo il Raggio Verde per l'ospitalità e per la grande accoglienza con cui ci ha accolto oggi in questa giornata. E infine la nostra roccia, la nostra volontaria per eccellenza, Giuseppina e il vecchio mulino. Presidente dell'Unitalsi Torre del Greco ad Agropoli per questa giornata speciale al mare. Quali sono i commenti, ecco, dei suoi associati? Ma di sicuro il piacere di ritornare alla normalità. La giornata al mare di Agropoli è un evento che si ripete negli anni e quindi la sua assenza negli ultimi anni è stato veramente un anello mancante in quella che è la stagione migliore per i nostri amici. Il mare è quell'elemento che ci unisce, ci accomuna, alleggerisce tutta una serie di sforzi e quindi vedere questo evento venir meno causa forza maggiore, insomma, è stato veramente un motivo di delusione per molti. Credo che stiamo ricominciando, abbiamo ricominciato bene proprio con la giornata qui ad Agropoli, che è un ritorno.
speriamo, ecco, nell'attuazione dei tanti progetti che ci permetteranno di accedere molto più facilmente alle spiagge e ai nostri mari, che sicuramente hanno bisogno di essere valorizzati, ma di essere riempiti da tutte le persone residenti e non residenti. Torre del Greco è sempre stata legata ad Agropoli, sia sotto un punto di vista unitalsiano, sia anche perché è meta di tanti nostri residenti che vengono qui a trascorrere le loro vacanze. Quindi poter accedere alle nostre spiagge e a queste spiagge con la carrozzina è sicuramente un valore aggiunto, ma che deve diventare un valore fondamentale, non più un valore aggiunto. Questo è il nostro pensiero su questa cosa qui. Guarda, mi piace qua. Vogliamo lanciare però un appello che queste giornate, insomma, si devono ripetere più spesso e non solo una volta all'anno. Però se non le istituzioni. Sì, però se non ci sono i ragazzi perché c'erano una mano, non si può fare niente, perché uno va al lavoro, l'altro non ci sta, come si fa? Se non ci sta l'aiuto per andare in mare, non si può fare niente. Purtroppo se non ci stanno loro, non si può fare niente. Uno può fare pure un abbandono pure alla famiglia per fare queste cose. Perché le persone non vogliono venire, hanno vergogna, non lo so. Invece vergogna, non ci deve stare questo, in queste circostanze. Perché anche il disabile si deve divertire. Però non ci sono le strutture e ci pesa ancora di più. E se non ci fossero loro, non potevo fare niente. E voglio dire anche alle nuove generazioni di inserirsi in queste cose, perché stanno bene anche loro. Assolutamente sì, sì. Sono angeli questi ragazzi, sì, sì. E chi magari vorrà avvicinarsi alla vostra realtà lo diventerà, perché insomma farà stare bene tante persone. Sì, sì. Ok, grazie. Continuiamo il nostro tour sulla spiaggia del Raggio Verde per ascoltare ancora pareri da parte di queste persone che stanno trascorrendo una giornata davvero indimenticabile, e io direi, insomma, che di queste giornate ce ne dovrebbero essere molte di più, perché noi siamo una città turistica, abbiamo tantissime spiagge e devono essere attrezzate con parità, sia per persone abili che per persone diversamente abili, per dare loro la possibilità di vivere più giornate come queste. Ovviamente, come diceva anche Cosimo, c'è bisogno anche di accompagnatori, quindi l'appello è ai giovani di avvicinarsi all'Unitalsi, di avvicinarsi alle associazioni per sostenere queste persone. Allora, come procede e quali sono i commenti di queste persone? Vogliamo saperlo, e poi se chiedono di farne ancora di queste giornate. Assolutamente sì, le persone hanno dimostrato, i nostri ospiti hanno mostrato grande interesse, hanno mostrato grande partecipazione, si stanno divertendo tantissimo e non vedono che l'ora che venga un'altra giornata così bella. Siamo contentissimi che le attività possano essere riprese e anche loro sono contenti di poter ritornare con noi e noi con loro, quello senz'altro. E soprattutto riusciamo a vivere una giornata all'aria aperta, e anche se è mancata questa la nostra colonia, però ecco, è questo un modo per ritrovarci. E la loro presenza ci dà gioia, la loro gioia è la nostra gioia, e quindi siamo felici così. Grazie. Allora, siamo in compagnia di Carmela, che oltre a essere la mamma di una persona speciale è anche una volontaria dell'Unitalsi, della sezione Torre del Greco, ecco, presente ad Agropoli. Ci racconti un po' la sua esperienza anche per avvicinare, far venire la voglia ai giovani ragazzi, ecco, di poter fare delle attività che possano portare il sorriso e la felicità a questi angeli. Infatti, sì. Io oramai ho mio figlio che ha 40 anni, buongiorno a tutti, e sono 25 anni che stiamo con l'Unitalsi di Torre del Greco. Io potrei raccontarne tante di cose belle, esperienze che abbiamo fatto con i pellegrinaggi, andando un poco dappertutto, a Lourdes, a Loreto. Siamo una seconda famiglia, io veramente a volte... lo dico sempre, meno male che c'è l'Unitalsi, perché abbiamo bisogno, e loro specialmente hanno bisogno di avere il contatto con altre persone, e questo lui lo vive, almeno per mio figlio, ma vedo pure in altri ragazzi, lo vive con tanta felicità quando si trova insieme a queste persone. Perché veramente i volontari danno tutte, cioè chi entra nell'Unitalsi danno veramente il massimo, l'anima,
lo fanno con amore quando stanno vicino ai nostri ragazzi, lo si vede e loro lo recepiscono, sono veramente felici, insomma. E noi mamme non aspettiamo altro. E abbiamo il piacere di intervistare Arturo che prima in una chiacchierata dietro le quinte mi diceva che è molto contento di questa giornata, è vero? Bene. Hai fatto il bagno? Sì. Com'era l'acqua, Arturo? Bella calda. Bella calda. Beh. Ma secondo te di queste giornate ce ne dovrebbe essere di più? Sì. Almeno, di più. Almeno una al mese. Almeno una al mese. E facciamo un saluto, un ringraziamento a tutti i volontari dell'Unitalsi. Al presidente, al grande Federico Maiolla. È una grande persona. Per me sì, perché mi dà tutta la mia stima. Gli vuoi bene? Sì, tantissimo. Ok, allora da parte tua, a nome di tutte le persone della sezione di Capaccio, facciamo un saluto ai telespettatori che ci stanno seguendo. Saluto a tutti gli spettatori e appuntamento al prossimo anno. E siamo con Daniel e Filomena, che è reduce da una gara presso l'Elysium, una gara regionale, perché lei, vedete, ha ricevuto anche una medaglia questa mattina. Quindi 23esima medaglia è questa oggi. 23esima medaglia, complimenti, sì. Quindi prima di venire qui a Raggio Verde per trascorrere questa giornata fantastica, sei andata a guadagnarti la vittoria. La vittoria dell'ultima gara, sì, dell'ultimo anno era me, perché torno a settembre poi. Giustamente. Filomena, allora, come trascorrere una giornata come quella proposta dall'Unitalsi ad Agropoli? È bello perché l'Unitalsi è una famiglia per tutti. Vi rincontrate, insomma, c'è la possibilità di stare insieme. Sì, tantissimo. Bene, come ti senti quando stai in acqua? Io sono un pesce d'acqua per sempre, perché sono nata proprio con l'acqua totalmente, perché io abito proprio sull'acqua. Bene. Daniel, invece tu per quanto riguarda questa giornata, che cosa ci vuoi dire? Un commento dopo queste ore trascorse in spiaggia? L'acqua è calda, molto bella. È una bella giornata. Vuoi fare un saluto a tutti gli unitalsiani? A tutti gli altri, salve, ciao. Al prossimo anno. Al prossimo anno. Ok. E grazie al presidente, ovviamente, Luigi, a tutti quanti che ci danno questa possibilità di fare parte dell'Unitalsi. Quante giornate di queste bisognerebbe fare all'anno? Veramente sarebbe un modo per, diciamo, per promuovere ancora di più questo tipo di attività, occasione di incontro, quindi ci sarebbe più possibilità di vedersi ed è, quindi vedere anche ovviamente conoscere altre persone, lo scambio di idee, di opinioni è molto importante. Tutto bene. Avete fatto il bagno? Sì. Come trovate l'acqua, la spiaggia di Agropoli? Diciamo, mi trovo la spiaggia un pochettino è calda. La sabbia sì, perché scotta il sole. Giusto. Bisogna andare in acqua, voi che potete andate in acqua. Presidente, allora una giornata all'insegno della felicità, è forse bene sottolinearlo perché queste persone dopo 2 anni ritornano a respirare aria di libertà in piena estate su una spiaggia molto bella e accogliente che è quella del Raggio Verde. Quante di queste giornate ci dovrebbero essere all'interno dell'arco dell'anno? Guardi, noi nell'arco dell'anno facciamo già una serie di attività, già nel mese di giugno abbiamo fatto un'attività con la sottosezione di Agropoli insieme nel parco archeologico di Pestum, quindi abbiamo fatto tutta una giornata all'insegna, diciamo, della cultura, quindi il parco archeologico di Pestum, tenga presente che è l'unico parco in Italia che non ha più barriere architettoniche accessibili a tutti. E quindi la prima uscita dopo 2 anni di pandemia è stato quello di trascorrere una giornata all'insegna della cultura e della gioia e del divertimento. Questa è una giornata che dovrebbero essere fatte di più, però purtroppo a volte la mancanza di personale, come vi diceva prima il nostro amico, fa sì che ne possiamo fare una al mese o attività limitate. L'invito è che i giovani si avvicinino all'Unitalsi perché è un'esperienza bellissima
un'esperienza di crescita, di amore, di gioia, di condivisione dell'amore con l'altro. Logicamente questo tipo di attività possono essere fatte grazie pure alle strutture che danno la loro disponibilità, quindi ringraziamo innanzitutto la sottosezione di Agropoli nel nome della Presidente Rosaria Duraccio che ha organizzato il tutto, ma principalmente i proprietari del Lido del Raggio Verde che hanno dato la disponibilità alla struttura. Se noi non avessimo avuto la disponibilità di questa struttura noi non avremmo potuto fare la giornata. Da tenere presente che la disponibilità è completamente gratuita di questi stabilimenti perché noi qua siamo tutti a titolo gratuito, quindi come dire, se non c'è l'amore di chi ha le strutture, non mette a disposizione come dire, i propri averi, noi non potremmo fare niente, quindi va dato merito a chi poi quando noi ci avviciniamo e chiediamo ci aprono le porte, perché l'Unitalsi può fare un sacco di attività se c'è l'aiuto di tutti. E questo è il grande merito che abbiamo, che grazie a Dio ci vengono sempre aperte le porte. Ecco, si parla tanto di inclusione e di turismo accessibile, però per quanto riguarda il Cilento diciamo siamo ancora un po' indietro, quindi da parte sua che è il presidente di un'associazione importante, l'abbiamo detto, che è l'Unitalsi, ecco, che cosa si sente di dire, di chiedere alle istituzioni a questo punto, proprio per dare la possibilità di essere uguali dappertutto? Guardi, già adesso ne parlo del mio comune, il comune di Capaccio, il sindaco Alfieri ha già l'anno scorso siamo stati il primo comune con una spiaggia completamente attrezzata, spiaggia libera per disabili, completamente senza barriere. Tenga presente che il comune di Capaccio è l'unico comune che in questo momento ha un lungomare accessibile ai disabili e accessibile alla spiaggia, quindi come dire, possiamo dire che abbiamo un lungomare a misura d'uomo, accessibile per tutti, quindi che possono andare sui lidi, possono andare sulla spiaggia, possono fare come dire una vacanza senza barriere. E Capaccio in questo momento è uno dei comuni che ha battuto, diciamo, al non dico al 100%, ma al 30%, 40% le barriere dal punto di vista turistico per i disabili. Quindi siamo un comune inclusivo da questo punto di vista. C'è ancora molto da fare perché non siamo ancora una società a misura d'uomo. Diciamo che il futuro deve essere quello che l'Unitalsi deve proporre, come dire, l'abbattimento completo delle barriere, prima culturali e poi architettoniche, perché quello che la barriera più grande ancora, che sembra strano, ma è la barriera culturale che ancora non viene abbattuta. E dobbiamo come Unitalsi, ecco, queste giornate che ci includono all'interno di Lidi, dove c'è la società civile, dove dimostriamo che tutti siamo uguali, non c'è differenza. Tutti possiamo fare il bagno, basta la volontà di tutti e possiamo divertirci tutti insieme. E si conclude questo lungo report che ci ha permesso di raccontarvi una giornata davvero interessante, oltre che speciale per le tante famiglie che sono giunte qui ad Agropoli presso il Raggio Verde per la giornata del mare.